Grande Matteo Salvini ha fatto un intervento sul mondo del lavoro importante. Sentite che cosa ha detto in televisione. Perché molti imprenditori da nord a sud, sono stato a Tropea proprio domenica, lamentano il fatto che si sentono dire troppi no da coloro ai quali propongono un posto di lavoro per la stagione estiva, perché la risposta è: mi conviene tenermi 500 euro e stare a casa a guardare gli europei di calcio. Non è che Quindi sul c'è tema del anche il tema che lavoro. magari qualcuno paga poco, gli stagionali? Bella domanda. E come gli rispondi, Matteo? Sentiamo. No, no, ci sono dei contratti e non ci sono gli imprenditori sfruttatori. Ok. E dici, questi imprenditori che non sfruttano, quanto darebbero a questi camerieri, ad esempio? Molto semplicemente, se tu prendi 600 euro per stare a casa a guardare la televisione e ti offrono 600 euro per andare a fare il cameriere, la soluzione la lascio intuire. Quindi. L'ho intuito, sì, si chiama inculata, Matteo. Tra l'altro, mi sa che tu non hai mai lavorato come cameriere, anzi no, mi correggo, magari ti offendi, mi sa che tu non hai mai proprio lavorato. 600 euro al mese per fare il cameriere ed essere sfruttato non è un lavoro, Matteo, si chiama schiavitù. Tra l'altro, si sono lamentati i politici che guadagnano 15.000 euro al mese, vitalizi, privilegi vari. E lo dicono loro che hanno un assenteismo incredibile, ma vengono pagati lo stesso. Cioè, in questo caso non vi indignate, però vi indignate con i camerieri che sono sfruttati con 600 euro al mese, ho capito. Caro Matteuccio, ti faccio una rivelazione. Hai capito perché i nostri giovani scappano dall'Italia e vanno all'estero? Perché in Italia vengono sfruttati, all'estero no, vengono pagati normalmente. Su questa cosa si è lamentata anche la Santanchè, poverina, perché non trova il personale per la sua discoteca da sfruttare a 600 euro al mese, eh? Lei, che è una delle maggiori assenteiste tra i nostri politici. Allora, cari politici, vi faccio un appello. Voi ci andreste a fare il vostro lavoro a 600 euro al mese stagionale, senza un'assenza, senza nessun privilegio? Mi sa proprio di no, eh? Diciamo la verità, sono tutti lavoratori col culo dell'altri.